partiti. L'ultimo a entrare e la prima a uscire, Lady Sardegna dall'esterno cerca di prendere la testa, mentre trova subito lo steccato il favorito della corsa, Camp Rose. Al suo esterno avanza Derby of Italy, poi anche Gold Fair col numero 8 Valkyria Red Girl. Allo steccato in testa è Camp Rose, al suo esterno Derby of Italy, poi Valkyria Red Girl in terza posizione, per corsia interna è Palaven Alza. In quarta avanza Lady Sardegna, poi Gold Fair. Tenta la lungo Camp Rose nei confronti degli inseguitori. Leader della corsa prende circa 4 lunghezze di vantaggio nei confronti di Derby of Italy e Valkyria Red Girl. Resta a contatto anche Lady Sardegna, poi per corsia interna avanza Siscraria. E al comando Camp Rose nei confronti di Derby of Italy, in terza posizione Valkyria Red Girl che non lo perde di vista ed è della partita. Al suo esterno si presenta con fare minaccioso Lady Sardegna, cerca di riportarsi sotto anche Siscraria per corsie interne. Al comando è Camp Rose nei confronti di Valkyria Red Girl, è richiesto il favorito della corsa. In seconda posizione si presenta Lady Sardegna, l'antagonista annunciata. I cavalli sono in dirittura, è facile al comando Camp Rose nei confronti di Lady Sardegna e Gold Fair. Allo steccato è Camp Rose. Ragazzi, questo cavallo è di un'altra categoria, saluta la compagnia e si prospetta verso una carriera gloriosa. In seconda posizione è Gold Fair e in terza Siscraria che finisce a velocità doppia, ma Camp Rose ha fatto proprio quello che voleva, tutto secondo logica e copione anche per questa edizione 2013 del Criterium Turritano.